posto è un documentario che ho diretto, scritto e diretto insieme a Gianluca Matarrese, ed è un documentario on the road alla ricerca del posto fisso. Si svolge a bordo di un autobus che accompagna gli aspiranti infermieri dal sud Italia al nord Italia, e li accompagna a fare i maxi concorsi. Noi in Italia sappiamo perfettamente cosa sono i maxi concorsi e è l'unico modo per ottenere un posto di lavoro all'interno della sanità. È un film che abbiamo girato prima dell'arrivo della pandemia e abbiamo terminato dopo, quindi raccontiamo anche quella parentesi assurda che è stata per noi in Italia l'arrivo del Covid e come è stata poi percepita da questi aspiranti lavoratori, che improvvisamente gli infermieri hanno, come dire, avuto un faro puntato contro i grandi eroi nazionali e poi sono tornati a essere grandi dimenticati. È un film per noi importante, che non parla solo di sanità, non parla solo di infermieri, ma parla di precarietà, quindi parla secondo noi un po' a tutta la generazione che si sente precaria, appunto, un po' sempre in equilibrio. Un commento sul posto. Da infermiere. Da infermiere. Allora, è stato un bel viaggio, come diceva il regista. Mi ha proprio accompagnato in una realtà che conoscevo per i racconti fatti dai colleghi, ma che così fisicamente, visivamente non avevo mai visto. Quindi è stato un bel viaggio. Un bel viaggio anche preoccupante e spaventoso sotto alcuni aspetti, cioè vivere le loro preoccupazioni, l'allontanamento dalla famiglia, sentire tanto parlare dei bambini a casa che aspettavano, mi ha veramente molto colpito. In poco tempo, dal 2021 in cui il film è stato svolto ad oggi, le cose sono cambiate quasi radicalmente, cioè c'è stato il controesodo. Adesso ci vorrebbe un pullman per tornare verso le sedi in cui delle proprie famiglie. E anche questo fa pensare ad una sanità che non riesce a mantenere un equilibrio e quindi non riesce a tutelare né i professionisti né purtroppo neppure i cittadini.